Allora, parliamo dell'attualità, perché è inutile comunque parlare del passato. Ti volevo chiedere, che Avellino troverà la Ternana domenica pomeriggio al Partenio? Ah, sicuramente troverò un Avellino che comunque sia, sa che arriva una squadra forte e cercherà di mettere in campo le armi che ha messo in campo fino ad ora, ecco. Sono quelle dell'umiltà e della fame, consapevoli che il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria. È consapevole che di fronte ci troveremo a fare che quest'anno potrà dire la sua per i piani alti della classifica. Ah, infatti complimenti per la partenza perché non avete sbagliato praticamente nulla né in Coppa Italia né in campionato. Ecco, ti volevo chiedere, proprio così a primo impatto, quali sono le differenze tra la piazza di Terni e di Avellino? Piazza che comunque sia vive di calcio, è una piazza molto passionale e anche loro cercano di stare vicino alla squadra e diciamo che in certe situazioni anche l'anno scorso anche loro c'è stato un vantaggio, ecco, per la squadra. Ecco, io ho visto anche tramite social network che comunque interagisci ancora con tifosi della Ternana, quindi volevo chiederti cosa ha significato la permanenza nella nostra squadra per la tua carriera. Ma diciamo che per me la Ternana è stata una pagina molto importante. Mi ha regalato emozioni e dispiacere, perché comunque sia ho vissuto un anno bellissimo centrando la vittoria del campionato. Allo stesso momento l'infortunio più brutto della mia carriera l'ho avuto a Terni. A Terni ci ho rimesso un occhio, un ginocchio e una caviglia. Però non dimentico quante cose belle ho vissuto con quella maglia addosso e ho condiviso con certe persone, ecco. Diciamo che a Terni ho amici che ancora sento con piacere, ed è una città che quando posso ci vado volentieri, perché a Terni sono stato benissimo, sono stato trattato benissimo e ne sarò grato a vita, ecco, perché comunque sia. Se oggi sono nelle condizioni buone, diciamo, per giocare ancora a calcio, lo devo soprattutto alla Ternana, che mi ha curato e mi ha fatto riprendere, ecco, perché comunque sia mi hanno curato, mi hanno trattato bene e io sarò sempre grato a loro. Ecco, ti faccio due domande finali. La prima, appunto, mi collega a quello che hai detto adesso. Diciamo, domenica chi saluterai con maggiore affetto? Che magari sei rimasto anche in collegamento, no? Ma io sinceramente sono rimasto in buoni rapporti con tutti, perché comunque della vecchia guardia, sia con Nolè che con Faccio e con Miglietta, che con Carcuro, lo stesso Bernardi, non ci sono mai stati problemi, ecco. Normale che poi altri sono nuovi e li conosco per averci giocato contro, perché qualcuno è mio compaesano, tipo Zito. Certo, Ma certo. che mi farà piacere un po' vedere tutti, anche la dirigenza, lo staff tecnico, perché come ti dicevo prima, devo ringraziare lo staff dirigenziale se ho avuto l'opportunità di conoscere Terni e i Ternani e di vestire quella maglia. Allo stesso momento devo ringraziare lo staff tecnico, comunque dopo un infortunio di uno stop. Dopo un infortunio del genere, mi ha permesso di riprendermi nelle migliori condizioni, ecco. E allora dai, Ne sarò grato. sì, in chiusura ti chiedo questo, appunto dal punto di vista tecnico te e Fabbro siete un'ottima difesa. Ecco, magari della Ternana qual è l'attaccante, tra virgolette, che terrete più d'occhio? E a mo' di battuta ti chiedo se ci fai un pronostico pure finale sulla partita.
attaccanti che hai in rosa laternana penso che siano tutti attaccanti di grandissimo livello per questa categoria. C'è rispetto per tutti quelli che ci sono in rosa noi, come ti dicevo prima, speriamo di fermarli. Sappiamo che sarà difficile, ma allo stesso momento ci stiamo preparando per far sì che gli attaccanti della Ternana non ci facciano del male. Poi è normale, sarà sempre il campo a dare le sue risposte. Pronostici non ne faccio perché penso a giocare, non a fare pronostici. E allora Fabio, io ti ringrazio, come di parola ci siamo sentiti prima della partita e niente, ti auguro buona serata e poi ci vediamo allo stadio. Ok, grazie mille Andrea, ti saluto e in bocca al lupo per questa stagione. Crepi, ciao.